sei tu? Sì, sono io, signorina. Buona giornata. Come mai sei alzata quest'ora? Il fatto è che non riuscivo più a dormire. E come mai? Sai, ieri sono andata a letto senza cena. Il mio stomaco si è messo a brontolare e così mi sono alzata. Mia cara Becky, sai, a dire la verità, anch'io sono stata svegliata dalla fame. Anche lei, signorina. Signorina, sia furba. Non lo riempia tutto, sennò sarà troppo pesante. Oh, sì, hai ragione. Anche questa è fatta, ora pensiamo al resto. Va bene, è d'accordo, signorina. Pare che anche Cesare abbia fame. Ha ragione, gli daremo gli avanzi di ieri. Tieni, mangia. E adesso perché fai le fusa alla signorina? Vuoi del latte, vero? D'accordo, ma solo un goccio, eh? A volte non mi dispiacerebbe essere un gatto. Signorine svelte, fra poco sorgerà il sole. È presto per la sveglia. Già. Signorine, è ora di alzarsi, su in piedi svelte. Per favore, signorine, alzatevi. Su, presto, alziamoci. Insomma, Margherita, ti conviene alzarti perché noi quando siamo pronte ce ne andiamo, chiaro? Se non te ne importa niente di farti bella, resta pure a poltrire a letto. Già. Ciao, ciao, Margherita. Aspettatemi. Che cosa succede, Becky? Cosa stanno facendo nel parco? Ma sì, certo. Oggi è il 1° maggio, è il giorno della rugiada di maggio. Cosa? Il giorno della rugiada di maggio? Sì. Lei, signorina Sara, probabilmente non lo sa perché da quando è nata è sempre vissuta in India. Però, vede, qui in Inghilterra si dice che la rugiada magica cada solo in questo giorno e che chiunque se ne faccia bagnare il viso diventerà straordinariamente bello. C'è persino Miss Amelia. C'è anche Lalla. Vi ho cercato dappertutto, fannullone. Si può sapere che diavolo state facendo? Scusi, Miss Molly, veniamo subito. Su, ragazze, non dormite. Abbiamo un sacco di cose da fare oggi, come in tutti i giorni di festa. Proprio così. E Miss Minchie mi ha anche incaricato di piantare il palo di maggio. Scusi, ma cos'è il palo di maggio? Da un'occhiata in soffitta e lo saprai. Anzi, già che ci sei, portalo qui. Fate aiutare da Becky. Sì, subito, Mr. James. Becky! Eccomi, signorina. Ah.
vero? Hai indovinato? Sì, è proprio lui. Anche noi nel nostro villaggio abbiamo l'usanza di piantarlo nella piazza principale. Beh, è un'usanza simpatica. Becky, mi dai una mano? Certo, subito, signorina. Ora, signorine, andremo nel parco di fronte al collegio per celebrare insieme la festa di maggio. Silenzio, prego. Un'altra cosa, signorine. In questo collegio vige l'usanza che una di voi venga scelta dalle compagne ed eletta reginetta di maggio. Perciò cominciate a pensare alla vostra candidata. Grazie. Forza, Sara, passamela. Ecco fatto. Buongiorno, Margherita. Ciao, Lalla. Buongiorno, Sara. Ciao, Sara. Voglio dirti una cosa. Ci siamo alzate presto e ci siamo bagnate nella rugiada magica del mattino e io l'ho anche raccolta. Brava. Allora non sono diventata più bella? Ma certo, Lalla. Sei diventata bellissima. Eh? Oh. Ma allora è vero! Ma Lalla, tu non diventeresti bella nemmeno se la magia esistesse sul serio! E tu sei brutta e cattiva! Oh. Anche Margherita si è bagnata nella rugiada del mattino! Non è vero, Margherita? È vero, Lalla! Tutta fatica sprecata, tanto su di lei non funzionerà mai! Per forza, Margherita è un caso disperato! Grazie, Lalla. Molto commovente. Peccato che ciò che hai fatto sia assolutamente inutile. A chi vuoi che importi se una povera servetta che deve sgobbare tutto il santo giorno in cucina sia bella o no? Basta! Adesso basta! Smettetela di prendere in giro mamma Lalla, Sara! Basta piangere. Basta. Oh, sta arrivando mia sorella. Sara! Oh, sì, dica, Miss Minchin. Ti ho detto mille volte di non prenderti confidenza con le allieve. Mi dispiace, le prometto che non succederà mai più. Avanti, James. Torni al collegio e porti con sé le due ragazze. Immediatamente, Miss Minchin. Su, venite con me. Andiamo. Allora, Amelia, come vanno i preparativi per la festa? È quasi tutto pronto, Gertrude. Miss Lavinia vuole con le sue compagne trasportare fin qui l'organo che è nella stanza della musica? Certo! Con piacere, Miss Amelia! Ah, ciao, Amelia!
Ma guarda che fannullona, quanto tempo ci metti per lavare due piatti? Becky, quando avrai finito qui in cucina, va a pulire le classi, siamo d'accordo? Sì, non si preoccupi, Miss Molly. Tu invece andrai a far la spesa al mercato, come al solito. Sì, certo, Miss Molly, aspetti, vorrei dirle una cosa. Avanti, parla. Beh, ecco, oggi Becky e io non abbiamo potuto mangiare a causa dei preparativi per la festa e siamo digiune da ieri a mezzogiorno. E allora? Cosa vorresti dire? Ecco, Miss Molly, non potremmo avere qualcosa da mangiare prima di sbrigare le altre faccende. Ma senti un po', vorreste rimandare il lavoro mentre gli altri sono così indaffarati perché avete la pancia vuota? Almeno Miss Sara deve andare fino al mercato. Zitta tu! Se eravate così affamate, dovevate sbrigarvi a finire i lavori. E poi non siete le uniche ad avere tanto da fare. E adesso, signorina? Non c'è via d'uscita. Dobbiamo resistere ancora un po', Becky. Sì, ma io... Io sto morendo di fame. Coraggio, Becky. Non si preoccupi, resisterò. Sono un egoista a lamentarmi. Anche lei ha fame, vero? Su, non pensiamoci. Guardate che bella frutta, donne, è la più bella del mercato. Ecco, tieni, Sara. Mi spiace averti fatto aspettare, ma oggi è un vero caos. Per di più devo restare qui ad aiutare, non posso accompagnarti. Comunque, per farmi perdonare, ti ho fatto un prezzo speciale. Grazie di cuore, Peter. Avete un grande affare oggi. Ah, sì, non ho avuto nemmeno il tempo di mangiare un boccone. Ehi, pesami un po' queste mele. Ma certo, subito, signore. A presto, Sara. Donald, devo allacciarti la giacca. Oh. Avanti, sbrigati, Donald. Eccomi. Oh. Sei una piccola venditrice di ortaggi. Sei molto pallida. Oggi non hai mangiato niente, vero? No. Tieni, prendi questo. Così potrai comprarti qualcosa da mangiare. Ti ringrazio, sei molto gentile. Ma non posso proprio accettare. Ti prego, prendilo. In fondo serve più a te che a me, giusto? Oh, ecco.
non so se dovrei... Non ti preoccupare. La mamma ci ha insegnato che bisogna essere gentili e generosi con le persone meno fortunate di noi. Donald! Donald! Sono qui, mamma. Sbrigati, Donald, altrimenti faremo tardi. Va bene, andiamo. Ti ho detto mille volte che non devi parlare con gli estranei. Ma è una povera. Su, svelto, sali. Siamo già in ritardo. Suo compleanno, te lo ricordi? Cosa? A quella ragazzina? Sì, certo, mamma. Quella bambina mi ricordava tanto la piccola fiammiferaia di cui mi racconti sempre la storia. Aveva il vestito logoro e le scarpe consumate ed era pallida e magra come una persona che non mangia da giorni. È per questo che le ho dato la mia moneta d'argento. Perché potesse comprarsi qualcosa da mangiare. Non avrei mai pensato che un giorno qualcuno potesse scambiarmi per una mendicante e mi facesse la carità. Sembro proprio una povera stracciona. Bene, signorine, e ora un bel applauso a Miss Lavinia, che è stata eletta reginetta di maggio. Sei andato. Ho tanto bisogno di te. Ti prego, vieni.
vieni a salvarmi. Oh, my God.